Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di ricostruzione perché a Roma c'è stato un importante incontro dei sindaci per discutere delle tante problematiche ancora sul tavolo della ricostruzione dei comuni del cratere del centro Italia. Noi andiamo in diretta a Roma, dove per noi c'è Tania Bonnici Castelli che ci racconta con i suoi ospiti l'incontro di questa mattina. A te, Tania. Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. Noi siamo in diretta da Roma al termine di un'assemblea alla quale hanno partecipato oltre 100 sindaci del cratere sismico del centro Italia. Circa 23 i primi cittadini del cratere abruzzese che si sono ritrovati in questo auditorium dei Piceni per discutere su come accelerare il completamento delle ricostruzioni in corso. L'assemblea è stata presieduta dai vertici nazionali dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e da questo incontro scaturirà un documento da inviare al governo. Io sono con due ospiti, con Gian Guido D'Alberto, che è il sindaco della città di Teramo, ma anche responsabile regionale dell'ANCI, e con Cristina Di Pietro, che è il sindaco di Civitella del Tronto. Sindaco D'Alberto, com'è andata secondo lei? Ma insomma, abbiamo fatto sentire la nostra voce per la prima volta tutti i sindaci uniti del cratere. È chiaro che abbiamo ripetuto di fatto cose che il governo sa, che deve sapere, e cose che abbiamo già detto a tutti i livelli. Il problema è che siamo arrivati a ripeterle dopo 3 anni, dopo un decreto sisma che ha dato delle risposte sul metodo, ma non sul merito, soprattutto sugli aspetti più significativi, quelli sostanziali della ricostruzione. Una semplificazione della ricostruzione pubblica che non è stata, che era stata promessa e non confermata, più personale per la ricostruzione e anche e soprattutto per i comuni che vogliono giocare la partita. Richiesta rispetto alla quale non c'è stata una risposta, e poi anche una semplificazione della ricostruzione privata. Quindi i veri nodi, i veri punti di svolta della ricostruzione non sono stati inseriti nel decreto. Ecco perché oggi siamo qui in veste istituzionale, pronti a fare, ormai non parlerei neanche più di ultimo appello, perché abbiamo già parlato diverse volte di ultimo appello. Siamo al confine istituzionale, diciamo così, della discussione, con il presidente ANCI nazionale. È molto importante la presenza del presidente De Caro, perché deve diventare questo un tema centrale non solo dell'ANCI, ma un tema centrale di governo. Se non dovessero risponderci neppure ora, dopo questa iniziativa importante, compatta, e beh, insomma, la protesta andrà sulla piazza. Avete anche parlato del commissario, sì, perché il del nuovo commissario. nuovo vecchio commissario, perché di fatto siamo con un commissario scaduto, in una situazione in cui c'è l'ulteriore danno del vuoto. Perché al momento non è coperta la figura, perché siamo insomma, un commissario scaduto, quindi depotenziato. È veramente paradossale che non si percepisca l'impatto che queste situazioni hanno per il nostro territorio. Quindi chiediamo una nomina immediata, una figura diversa, non tecnica, ma politica, altamente politica, di un profilo con un'autorevolezza tale da poter raccogliere le istanze del territorio e portarle ai tavoli governativi con forza diversa rispetto a quella che abbiamo riscontrato in questi anni. In un intervento il sindaco Gentilucci, che è un sindaco delle Marche, ha detto che nel documento al governo scriverebbe tre parole: delusione, solitudine e abbandono dei territori. Che ne pensa, sindaco? Beh, credo che siano sentimenti comuni a quasi tutti i sindaci del cratere sismico, e oggi è stata l'occasione nella quale tutti quanti insieme abbiamo ribadito questa delusione nei confronti diciamo, dell'azione di governo condotta non soltanto dall'ultimo governo, ma diciamo, da tutti i governi che si sono avvicendati nella gestione della vicenda. Come diceva il sindaco D'Alberto, è un'iniziativa importante organizzata da ANCI, nella quale abbiamo ribadito con forza, anche con grande determinazione e con grande coraggio. In certi momenti c'è stata anche commozione, abbiamo ascoltato la testimonianza del sindaco di Amatrice. Insomma, qui bisogna pensare che ci sono persone che hanno scelto di vivere in quei territori, che vogliono, che ancora manifestano la volontà di ricostruire le case in questi territori colpiti gravemente dagli eventi sismici, ma la ricostruzione, quindi la risposta governativa, non può più farsi attendere. A 3 anni dal sisma siamo arrivati proprio a un punto oltre il quale non si può andare. Tutti quanti i sindaci hanno chiesto una
una posizione politica forte al governo. Il governo deve assumere responsabilmente la scelta di aiutare veramente questi territori con una normativa speciale che tenga conto della specialità del momento, perché si è ribadito, io condivido pienamente il fatto che qui non stiamo costruendo una nuova città, qui stiamo ricostruendo territori colpiti da eventi sismici, e in un momento straordinario uno Stato che si rispetti deve dare una risposta straordinaria. Bene, Alfredo, questo è tutto da Roma, e linea allo studio. Sì, grazie, grazie a Tania, e a proposito continuiamo con il discorso di costruzione, perché vediamo proprio il servizio che Tania Bonici Castelli ha preparato intervistando sia Vito Crimi che Stefania Pezzopane, vediamo. All'Assemblea dei Comuni del cratere sisma del Centro Italia, voluta dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nell'auditorium del Pio Sodalizio dei Piceni di Roma, è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, che per alcuni mesi ha avuto la delega alla ricostruzione. Oggi le risorse ci sono, le leggi ci sono, l'invito che faccio a tutti i cittadini è quello di fare le domande di ricostruzione, presentate i progetti, perché sulla base di quelli poi gli uffici potranno commisurare il loro lavoro. Sento tanto spesso parlare di carenza del personale negli uffici speciali della ricostruzione, il problema è che non hanno neanche le domande a sufficienza, quindi anche lì bisogna incentivare questo passaggio qui. Intanto sembra scontata la sostituzione del commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre. Con lui non si sono avuti grandi risultati. Tra i nomi candidati a sostituirlo si fa il nome del consigliere regionale Giovanni Legnini, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche questa mattina ho sollecitato il governo ad adempiere. Il commissario è scaduto il 31 di dicembre, quindi abbiamo bisogno di un nuovo commissario. C'è un profilo di persona di qualità, il cui nome è stato fatto proprio anche da molti amministratori, sicuramente io lo considero il nome giusto al posto giusto, che è quello di Giovanni Legnini, profilo tecnico ma anche politico, quello che ci serve in questo momento. Mi auguro che il governo faccia subito questa nomina. Voltiamo pagina adesso, torniamo ad occuparci della vicenda Rigopiano, anche perché siamo nella settimana che ci porta all'anniversario, al terzo anniversario della tragedia. Gianluca Tanda, fratello di una delle 29 vittime dell'hotel di Farindola e portavoce del Comitato dei Familiari, ha annunciato di aver depositato in procura una nuova denuncia dopo quella del 29 di novembre scorso per chiedere indagini supplettive sul presunto depistaggio, cioè sulle telefonate di soccorso effettuate dal cameriere dell'hotel Gabriele D'Angelo e telefonate diventate fantasma. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Una denuncia integrativa a quella depositata il 29 novembre del 2019 è stata inoltrata a titolo personale dagli avvocati di Gianluca Tanda alla Procura della Repubblica di Pescara. La denuncia è stata presentata per avviare indagini supplettive e nuove iscrizioni sul registro degli indagati per quanto riguarda il filone bis, quello del depistaggio, con lo scopo di fare luce ancor di più su quanto accaduto a Penne nel posto di coordinamento avanzato il 18 gennaio 2017, quando a Rigopiano si consumava la tragedia. Il fascicolo presentato dagli avvocati di Tanda, Romolo e Massimo Reboa, ripercorre passo dopo passo le concitazioni di quel momento e le indagini seguenti, chiedendo che il caso D'Angelo venga inserito in tutto il patrimonio delle indagini e non solo nel fascicolo madre. Per questo Gianluca Tanda chiede alla Procura della Repubblica di procedere alla integrazione delle indagini con riferimento alla posizione dei componenti del posto di coordinamento avanzato, e dunque il capitano Alessandro Albano, all'epoca capitano della Compagnia dei Carabinieri di Penne, i geometri Antonio della Rovere e Carmine Ricca e al maresciallo Matteo Cameli. Troppe anomalie per arrendersi alla giustificazione della negligenza, commenta Gianluca Tanda. La riunione nello stanzino delle acque minerali, l'annotazione della chiamata di D'Angelo, l'annotazione del maresciallo Cameli, del comitato coordinamento soccorsi, i tabulati telefonici sul cellulare di Gabriele D'Angelo, il posto di coordinamento avanzato, continua Tanda, sono concatenati tra loro e condividono un periodo temporale degli accadimenti compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 3 aprile 2017. Nei 75 giorni successivi alla tragedia si consumano negligenze, omissioni, occultamenti, depistaggi, tutti nel nome di Gabriele D'Angelo. Ogni circostanza assume singolarmente un valore del fatto in sé,
ma sicuramente limitato rispetto alla portata complessiva della concatenazione logico-razionale dei fatti. Gli accadimenti devono essere legati e valutati insieme. Il caso D'Angelo rileva e come, chiude Gianluca Tanda. Altra vicenda scottante è quella della 14 per il Ministero dei Trasporti. Il viadotto del Cerrano può essere riaperto al traffico pesante. Ora Autostrade per l'Italia presenterà una nuova istanza alla Procura di Avellino, la quale ha però l'ultima parola sulla sorte della viabilità abruzzese. Intanto il concessionario ha presentato il piano di emergenza per il viadotto, mentre sono arrivati anche i primi dati ARTA sulla qualità dell'aria a Silvi. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il Ministero dei Trasporti ha dato parere favorevole alla riapertura del viadotto del Cerrano al traffico pesante. Nelle prossime ore quindi, o al limite nei prossimi giorni, la Procura di Avellino potrebbe dare il via libera ai TIR sul tratto della A14 tra Pescara Nord e Pineto, con limiti di velocità e distanze di sicurezza ad hoc, e all'orizzonte si inizia a intravedere la conclusione dell'emergenza traffico che da circa un mese sta mettendo in ginocchio la costa abruzzese. Questa mattina intanto la situazione è ancora critica, con i TIR incolonnati sulla statale adriatica per quasi 15 km. E sono giunti i primi dati dalla centralina dell'ARTA sulla qualità dell'aria. Ciò che emerge è un aumento di anidride solforosa, ossido di azoto e PM10, ovvero le cosiddette polveri sottili. Si tratta di tutti inquinanti tossici, ma l'agenzia regionale precisa che l'aumento non ha raggiunto i limiti della soglia della dannosità per la salute pubblica. Entro il fine settimana i dati sull'aria saranno più precisi e definitivi. Autostrade per l'Italia fa sapere che ha già presentato al MIT un piano di emergenza per il viadotto. Questo deriva da un sistema di monitoraggio tramite sensori già attivo, che acquisirà dati 24 ore su 24 riguardo eventuali deformazioni, inclinazioni e spostamenti del viadotto. Il piano di emergenza scatterà nel momento in cui saranno superate determinate soglie di attenzione, validate dalla società specializzata Speri, e la procedura sarà condivisa con gli enti territoriali interessati. Il paventato spostamento di 7 cm della struttura ha allarmato le centinaia di automobilisti che percorrono il viadotto ogni giorno, ma a stretto giro la direzione del settimo tronco presenterà una nuova istanza all'autorità giudiziaria per la rimozione del divieto di transito ai TIR, fermo restando le altre limitazioni in atto, cioè quelle che riguardano le barriere di sicurezza. La sorte della viabilità abruzzese adesso è tutta nelle mani del GIP Fabrizio Ciccone. Andiamo avanti con una notizia di cronaca. Un 53enne di Lentella è rimasto ferito in modo serio mentre stava lavorando all'interno di una serra in via Mattia Mangiocco. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse usando una fresa o una motozappa quando vi è rimasto incastrato con gli arti inferiori. L'allarme è stato lanciato da altri cittadini. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno chiamato anche l'eliambulanza. Il 53enne non ha mai perso conoscenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fresa Grandinaria e i vigili del fuoco di Vasto, che hanno lavorato per liberare l'uomo dall'attrezzo agricolo, un lavoro complesso a causa delle ferite importanti. L'ambulanza poi trasferito in elicottero appunto l'agricoltore all'ospedale di Chieti. Andiamo avanti. Muore a 26 anni per una tromboembolia polmonare dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso di Avezzano. Ci potrebbe essere qualche ombra sulla morte di Erika Nazzicone di Trasacco, cosa che ha spinto i familiari a rivolgersi alla procura affinché venga fatta luce sull'operato dei sanitari. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. L'esame autoptico ha decretato il motivo del prematuro decesso di Erika Nazzicone, 26 anni, nota in paese anche per la sua attività nel bar di famiglia. Embolia polmonare, questa la causa, appurata. Eppure la procura di Avezzano, assieme ai familiari della ragazza, è intenzionata a saperne di più. Il pubblico ministero ha nominato un consulente tecnico, professore di Roma, il quale ha accertato che la causa della morte è una tromboembolia polmonare. Ora il principio è questo, io lo dico sempre, non è che cerchiamo responsabilità a tutti i costi,
È chiaro che, trattandosi di una diagnosi ben precisa, io credo che tutte le ore che è stato all'ospedale il giorno prima della morte, forse qualche accertamento in più bisognava farlo, soprattutto perché trattasi di una ragazza di 26 anni, quindi se avessero fatto un attacco, avessero fatto un Doppler, credo che la situazione sarebbe stata diversa. Cosa è successo effettivamente poche ore prima della sua morte, poche ore prima della tragedia? Un addio che lascia tanto amaro in bocca e tanti punti poco chiari, ancora da accertare. Bisogna vedere perché si è verificato questo e perché una ragazza di 26 anni muore dentro l'ospedale. Ecco, questo è il principio da cui partire. Che poi l'ospedale sia in una situazione drammatica è un dato di fatto, sotto gli occhi di tutti. Questa disorganizzazione non può continuare, bisogna trovare una soluzione e la politica deve muoversi in questo senso. Avvocato, per concludere, dire che questa ragazza poteva effettivamente essere salvata se magari ci fosse stato un controllo in più è una dichiarazione molto forte al netto dei fatti. Beh sì, mi si dice da parte di medici che nell'eventualità che fosse stato fatto un attack l'accertamento poteva essere fatto, quindi, e si poteva forse evitare la tragedia. Altra notizia di cronaca, tragedia sfiorata dopo le 12 di oggi a Pescara, dove un'auto condotta da un 69enne di Torre dei Passeri, probabilmente a causa di un malore dell'uomo, ha imboccato contromano via Rigopiano abbattendo dei paletti, urtando tre auto e investendo infine sul marciapiedi una donna che portava al passeggino il nipote di soli 11 mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, il bambino e il conducente della vettura, tutti trasportati all'ospedale di Pescara. Sull'accaduto indagano gli agenti della municipale che stanno ricostruendo i fatti e verificando anche il racconto dell'uomo. Il piccolo è stato ricoverato in chirurgia pediatrica con una prognosi di 15 giorni. Il conducente dell'auto sarà anche sottoposto all'alcol test. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio divampato l'anno scorso nella casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo sarebbe di natura dolosa o colposa. Per i legali dei familiari delle vittime, i responsabili della struttura sarebbero colpevoli di negligenza o di omissione. Vediamo. L'incendio alla casa di cura Villa Serena potrebbe essere stato doloso. È quanto emerge dal rapporto dei vigili del fuoco sul rogo divampato il 20 maggio scorso nella clinica privata di Città Sant'Angelo, in cui persero la vita due pazienti, un 51enne di Vasto e un 64enne di Roccamontepiano. I pompieri infatti hanno escluso che l'incendio possa essere stato causato da un problema elettrico, come ad esempio un cortocircuito, o da un fattore accidentale, ma indicano la pista colposa o dolosa. Il fuoco insomma è partito, volontariamente o meno, a causa della condotta di qualcuno. Gli avvocati dei familiari delle vittime però negano che due deceduti fossero nelle condizioni fisiche e mentali di appiccare un incendio. I due infatti erano impossibilitati a muoversi e nemmeno erano dei fumatori. I legali ora puntano il dito contro la casa di cura. Se il rogo è stato colposo o doloso, fanno sapere gli avvocati, non possono non essere coinvolti i responsabili della struttura, che sarebbero colpevoli di omissione o negligenza. Sull'incendio, scaturito da una stanza al primo piano nel reparto di riabilitazione psichiatrica, si era espressa anche l'allora ministro della salute Giulia Grillo. Faremo chiarezza, aveva detto su Twitter, ma a 8 mesi dall'accaduto le dinamiche della tragedia sono ancora ignote. Andiamo a Mozzagrogna, è stata presentata all'amministrazione comunale una mozione per chiedere alla provincia di Chieti una rotatoria lungo la strada 217 che collega Lanciano a Fossa Cesia. Necessaria anche illuminazione e nuovo asfalto. Vediamo il servizio. Stavolta il comune di Mozzagrogna a muoversi con determinazione, proponendo una decisa presa di posizione anche dagli altri centri interessati dall'importante arteria. Con una mozione il gruppo consigliare di minoranza a chiedere all'amministrazione comunale di pungolare la provincia di Chieti affinché venga realizzata una rotatoria nello svincolo che porta a Villa Romagnoli, Villa Stanazzo, Rocca San Giovanni, più volte teatro di incidenti e dalla visibilità limitata per gli automobilisti. Una rotatoria in
somma necessaria insieme alla carenza di illuminazione, alla necessità di asfalto su tutto il tracciato. Il consigliere Filippo Manci. Abbiamo chiesto al Comune, abbiamo presentato una mozione in questi giorni per sollecitare la provincia assieme anche ai comuni limitrofi di Rocca San Giovanni, Fossacese e Santa Marimbaro, che già nel 2018 con una petizione di cittadini avevano chiesto alla provincia di finanziare questa rotonda. Noi torniamo su questo punto perché gli incidenti sono tantissimi in questi anni, ne abbiamo avuto la prova, quindi chiediamo al Comune, all'amministrazione attuale, al Sindaco di convocare il Consiglio, di approvare la mozione e di sollecitare quindi l'amministrazione provinciale a che in prima battuta faccia subito la rotonda qui dove siamo in questo momento e poi la messa in sicurezza della Lanciano Fossacese, che merita anche l'attenzione di un manto stradale, di pubblica illuminazione e della segnaletica. Da quello che abbiamo capito, la provincia nel piano triennale ha stanziato dei fondi per questa strada e noi quindi chiediamo lumi tramite l'amministrazione comunale, quindi facciamo con questa mozione, chiediamo al sindaco di sollecitare la provincia e verificare i fondi e se i fondi ci sono, così come mi dicono che nel piano triennale si vince, di appaltare, di accelerare l'iter per l'istituzione di questa rotonda che è di fondamentale importanza. Il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara ha un nuovo presidente. Si tratta dell'ex consigliere regionale Maurizio Di Nicola, che prende il posto di Enzo Fimiani, giunto al termine del suo mandato. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Maurizio Di Nicola è il nuovo presidente del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, un patrimonio dell'Abruzzo e non solo del capoluogo adriatico. Assolutamente sì, direi anche nazionale per il lavoro svolto in questi lunghissimi anni che lo separano dalla sua fondazione quando fu intitolato alla Madre del Vate, un'attività proficua dal punto di vista artistico senza dubbio, alla quale tenteremo di dare ulteriore lustro alimentando i contatti e le relazioni istituzionali, sfruttando un patrimonio di esperienza che non è specifico per quanto mi riguarda del settore musicale, ma non lo deve essere perché meritoriamente il conservatorio è diretto dal direttore Alfonso Patriarca e deve essere invece appunto un lavoro di amministrazione attiva rispetto al quale credo che possa mettere in campo una buona esperienza maturata negli anni. Per lei un passaggio dalla politica attiva al mondo della cultura, delle arti, lei era consigliere regionale fino a qualche mese fa con delega ai trasporti, tra l'altro. Sì, un passaggio che in realtà è anche un ritornare, perché prima dell'esperienza regionale ero stato sindaco di Pescina, presidente del centro studi Ignazio Silone, abbiamo respirato cultura, la nostra è una cittadina molto ricca da questo punto di vista, qui metto a disposizione questa doppia esperienza e assolutamente credo che sia l'ambiente migliore per cimentarsi con la cultura di alto profilo, perché qui si fa ricerca, si fa formazione critica degli studenti in ambienti peraltro di rappresentanza, edifici storici della città di Pescara, c'è il giusto mix per far bene. Direttore, si guarda al futuro del Conservatorio Luisa D'Annunzio, tanti gli obiettivi da raggiungere. Ma certamente, per noi oggi è una giornata importantissima perché dopo varie vicissitudini finalmente il Ministro ha nominato il Presidente nella figura dell'Avvocato Di Nicola, lui è stato scelto da una terna presentata dal Consiglio Accademico, terna devo dire importante, con dei valori altissimi sia a livello culturale che a livello manageriale. Penso che la figura di Maurizio ci darà, come dire, lustro e importanza. Ci sono tantissimi progetti in atto, domani inizieremo il nostro progetto Beethoven, visto quest'anno celebriamo 250 anni dalla nascita del compositore tedesco, partiamo domani, c'è un progetto per noi importante e arduo, eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven e i concerti per pianoforte e orchestra, cosa che non è mai stata fatta da nessun conservatorio, quindi questo è un'ottima partenza oggi con la presentazione del nuovo presidente e l'inizio delle attività dell'anno accademico.
Siamo arrivati alla pagina dello sport, il calcio di Serie B in primo piano, doppia seduta per il Pescara al centro Vestina di Montesilvano in vista del match di domenica contro la Salernitana, nel quale mancherà Ugo Campagnaro. Intanto sul fronte mercato diminuisce il numero delle opzioni per il nuovo centravanti, anche se ci sarà ancora da attendere prima dell'affondo decisivo. Facciamo il punto con Andrea Costantini. Stefano Pettinari, Federico Melchiorri e Raul Asensio. Sembra restringersi il raggio d'azione degli uomini mercato biancazzurri alla ricerca del centravanti da consegnare a Luciano Zauri per la seconda parte della stagione. Sempre più difficile battere la pista degli attaccanti dell'Empoli, con Lagumina finito nell'orbita della Sampdoria in Serie A e Moreo, per il quale il club di Corsi sta declinando tutte le offerte, un po' per avere una risorsa in più, un po' per non rafforzare potenziali avversarie nella corsa ai playoff, il Pescara una di queste. Lo scenario potrebbe cambiare a fine mercato, specie se il calciatore dovesse insistere per una cessione. Raul Asensio, attaccante spagnolo di proprietà del Genoa, è tornato da alcuni giorni nei radar del presidente Sebastiani e dei direttori Repetto e Bocchetti. Il giocatore ha avuto problemi a Pisa, dove ha giocato pochissimo, ed ora è prossimo all'addio, dopo l'arrivo in Toscana di Luca Vido. Su Asensio però c'è il pressing forte del Cosenza, che sembra in vantaggio su tutti. Pettinari e Melchiorri sono ex e per loro si tratterebbe di un ritorno. Per caratteristiche, come confermato dal presidente Sebastiani, Pettinari risponde perfettamente all'identikit tracciato per il profilo da inserire in organico. Bisogna fare i conti col Trapani, che non vuole privarsi del suo miglior marcatore in campionato e che a fine stagione ha anche l'opzione per il riscatto del giocatore, ora di proprietà del Lecce. Melchiorri ieri è stato impiegato per circa mezz'ora dal neotecnico Serse Cosmi nella gara di Coppa Italia che il Perugia ha perso a Napoli. È da anni un pallino di Giorgio Repetto, ma è difficile ipotizzarne una partenza se prima la società umbra non prenderà un rinforzo, anche alla luce della squalifica di Iemmello per due turni di campionato. Da Pisa poi ieri era rimbalzata la voce di un interessamento del Delfino per l'esterno sinistro Francesco Lisi, smentita dalla dirigenza biancazzurra. Casella già occupata da Del Grosso, ma Sciangelo è all'occorrenza Crecco, anche se quest'ultimo potrebbe andare incontro ad una cessione in prestito al Pordenone, visto il poco spazio trovato nel girone d'andata, anche in virtù di un infortunio. Sempre in uscita, definita la cessione, a titolo temporaneo, del terzino Davide Vitturini, che torna in Serie C, girone B, tra le fila della Feralpisalò. In stand-by la posizione di Matteo Brunori, la Juventus Under 23 resta una soluzione importante, ma sull'ex Arezzo resta vigile anche il Siena. Si complica anche la pista Matteo Gabbia, il difensore classe 99, in uscita dal Milan, interessa il Pescara, ma su di lui ci sono anche Chievo, Crotone e soprattutto il Benevento. I sanniti sono molto vicini all'ingaggio. Adesso il mercato del Teramo, che sta chiudendo l'operazione per portare in biancorosso il terzino sinistro belga Corentin Fiore, classe 1995, che l'allenatore Tedino ha avuto nella sua esperienza a Palermo. Ore caldissime, vicina alla definizione dell'operazione, 6 mesi con possibile opzione anche per la prossima stagione. Il giocatore, assistito dall'agente Matteo Materazzi, ha giocato nei primi 6 mesi al Bruges, massima serie del Belgio, collezionando 5 presenze in campionato e una Coppa di Lega in Italia, oltre che al Palermo ha militato lo scorso anno nel Limolese, sempre in Serie C. Ora la D pesa tanto l'espulsione subita da Marco Sansovini domenica scorsa contro il Campobasso. La sua presenza in campo sarebbe stata fondamentale per quanto riguarda la doppia trasferta consecutiva che dovrà affrontare il Notaresco. Segnali di ripresa per il Pineto, ma il tecnico Amaulo predica equilibrio. Sentiamo. Oltre al danno della sconfitta anche la beffa. Il Notaresco sarà privo di Marco Sansovini, il suo bomber e leader, nella gara del Carotti Diesi di domenica prossima, la prima di due trasferte consecutive che possono essere decisive nel percorso della rivelazione del girone, vogliosa di difendere il primato dall'assalto del Matelica. Non è un giocatore qualsiasi Sansovini, la cui espulsione non è andata giù al tecnico del Notaresco Roberto Vagnoni. Non mi sono mai lamentato della direzione arbitrale, mi è sembrata che ci fosse stato un po' di campo basso, un po' di attenzione in più per loro che per noi. L'espulsione di Sansovini, che magari non compromette niente, però eravamo 2-1, mancavano 4-5 minuti, ci compromette l'altra partita, lui ha mandato qua a paese uno in banchina, non so per quale motivo, e il segnaliere l'ha interpretata
che fosse stata per lui, e quindi la buttare fuori, questo ci dà ulteriore rammarico e non va bene. Per un Chieti in grosso affanno, il derby del Mariani-Pavone ha restituito il sorriso al Pineto, vittorioso di misura col guizzo nel finale di Tomassini. Certo, i problemi non sono risolti, la squadra è apparsa condizionata dal momento no, ma Daniele Amaulo, terzo tecnico stagionale, ha indicato la strada che ritiene più opportuno percorrere. Io confido molto nell'equilibrio, nel trovare una squadra e una compattezza. Probabilmente ci sono state delle fasi che questo probabilmente non c'era. Adesso abbiamo perso tra l'altro pure Amadio, che è un giocatore importante. Quindi ci siamo combattati con i giocatori che abbiamo, e questo mi rende felice, perché significa che abbiamo un gruppo forte, fatto soprattutto di uomini, su cui possiamo puntare per fare un campionato come adesso tutti si aspettano. Avezzano in grossa difficoltà. La sconfitta interna nello scontro diretto con la San Giustese ha fatto malissimo e la squadra continua ad essere un cantiere. In attesa di recuperare il titolare Fanti, e alla luce degli errori di Camerlengo, decisivo quello di domenica scorsa, la società biancoverde ha appena tesserato un terzo portiere, il nigeriano classe 2000 Edward Ogbebor Onaivu. Giocare con l'under 18 dello Stevenage mi ha fatto crescere mentalmente e mi ha dato continuità come giocatore. Gli altri club di calcio inglese in cui ho avuto il piacere di militare sono stati il Charlton e il Crystal Palace. Sono un portiere efficace nelle parate tra i pali e in grado di giocare con entrambi i piedi. Generalmente cerco di comunicare molto con i miei compagni. È tutto per questo appuntamento con il TG6, che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete, trovate in demanda i nostri servizi come sempre sia su YouTube che sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata e di un buon proseguimento con i nostri programmi.